L'inverno ormai alle porte, e quindi ormai l'orto è quasi in riposo. Però questo riposo non vuol dire che non ci sia nulla da fare nell'orto. I lavori che si possono fare sono tanti in realtà. Innanzitutto si può partire col togliere tutte quelle che erano le vecchie colture estive. Ovviamente la maggior parte le avremo già tolte mano a mano, e altre invece rimangono tuttora, almeno finché le utilizziamo, come ancora tutti i vari cavoli e tutte le verdure e gli ortaggi invernali. Tutti i residui invece poi di quello che è rimasto possono poi essere utilizzati tranquillamente per la compostiera, quindi messi in un luogo dove poi verranno compostati e poi magari riutilizzati per l'anno successivo proprio per arricchire il terreno e migliorarne la struttura. Un'altra cosa importante di questo periodo, alla quale si può pensare, è sicuramente la riorganizzazione degli spazi all'interno dell'orto. Per quanto possa essere più o meno un orto ornamentale, un orto con delle aiuole o anche un semplice orto tradizionale, necessita comunque di spostare alcune culture. Questo anche per evitare che magari alcune patologie o alcuni, come dire, patogeni delle piante possano attaccarle con più facilità. È il caso magari se abbiamo un luogo dove abbiamo sistemato le patate l'anno precedente, penseremo poi di mettere qualcos'altro al posto e di spostare le patate magari qualche metro più in là. Altri lavori sono sicuramente quelli appunto di concimazione, possiamo iniziare a pensare quindi a concimare l'orto. Quindi magari apportando del letame maturo, questo fa sì che migliori la struttura del terreno, oppure anche iniziare a fresarlo proprio così da lasciarlo poi riposare mano a mano con le prime gelate. I vari agenti atmosferici fanno sì che l'orto e la terra, quindi una volta lavorata, si disgreghi bene e comunque sia poi buona per l'anno successivo. Ovviamente poi l'anno successivo andrà rilavorata di nuovo, ma questo è comunque un passaggio importante, soprattutto se poi concimiamo magari con del letame.